Salve a tutti, aggiunti a Guida Sita e benvenuti a un'altra puntata del Fat and Pistol. Che cazzo fa questo taxi? Vabbè, cominciamo. Mi sentirete con la voce piuttosto strana oggi perché ho il raffreddore. Spero che non infici troppo sulla mia voce. Bene ragazzi, ho appena iniziato una missione che si chiama You Have Had Your Chips, che è la missione dei fusi. Dovremo attaccare una fabbrica dei Sindacco, che è in fondo alla città, che produce plastica perché hanno messo molte chip false all'interno del casino di Woozi. E Woozi quindi vuole fargliela pagare. E ha mandato proprio noi, il grassissimo, fortissimo CJ. Andiamo a fargli il culo a tutti. Molto bene, siamo qui, vicino. Non dovrei avere problemi per essere. Allora, ho parecchie munizioni. Se non ricordo male, in questa missione però ci sono nemici un po' forti. Vediamo un po'. Hey, who's this carrot? Ok. Looks like a cop to me. Oddio, oddio, oddio. Cazzo fai, CJ? Devo distruggere i macchinari. Qua mi pare che ora uscirà un nemico molto forte. Con un fucile da combattimento, se non sbaglio. Non è lui. Ah, eccolo là. Eccolo lì, l'ho trovato. È meglio che mi riparo dietro la macchina, va. Bene. Allora. Dovrei farcela. Devo fare molta attenzione, però. Perché non potendo utilizzare le altre armi. C'è Max Forelli della mia storyline dei. Della mafia. Oddio. C'è qualcuno che ha parecchia mira. L'unico problema sarà distruggere sti cazzo di cose e ci vorrà una vita. Con le pistole. Infatti, ci vuole una vita. Ho quasi distrutto tutte queste cose qui. Ok, ora devo tornare al casinò. E parecchi nemici mi scasseranno i coglioni. Quindi devo fare un po' attenzione. Perché solo con le pistole tutte le missioni che sembrano facili diventano impossibili. Allora, se non sbaglio c'è un altro nemico col fucile da combattimento. Eh sì. È un grosso e grasso problema. Devo nascondermi. Cioè, devo riuscire a prenderlo. Cazzo, CJ, che minchia fai? Dai, salta due scatole del cazzo. Dai! Che palle. Ok, fatto. Adesso posso tornare tranquillamente al casino di Woozi. Sono tornato al casinò e il nostro grasso CJ ha fatto il suo dovere. Guardate quanto è figo. Hey Carl, how'd it go? È andata benissimo, abbiamo fatto il culo a tutti. Ok. Adesso la prossima missione. Se non sbaglio, le prossime missioni si concentreranno soprattutto. Oddio, abbiamo risalito di nuovo la cima dei 100.000 dollari. Si concentreranno soprattutto per la rapina al casinò. Tu muori. Ho il CJ più muscoloso e grasso della storia, credo. Bella macchina, grazie. Quindi direi di continuare proprio con le missioni del casinò. Se non sbaglio, la prossima è quella in cui CJ dovrà prendere l'ultima e l'unica fidanzata che mi manca, ovvero mi pare che si chiama Millie. Che è quella che ci servirà per darci la scheda che utilizzeremo per entrare nel casinò quando faremo la rapina. Lo so, ho fatto un gioco di parole assurdo, però mi avete capito? So che molti di voi hanno anche detto che volevano vedere CJ all'opera nel casinò. Il problema con tutto ciò è che purtroppo, anche se io tolgo l'audio, accade che dentro il casinò Four Dragons continuerà a esserci la musichetta di sottofondo e YouTube mi romperà i coglioni per i copyright. Perciò non posso fare i video in cui faccio vedere CJ che gioca al casinò, o a meno che prima per poterlo fare devo trovare un modo per togliere la musica e rendere le cose più interessanti, perché facendolo solo con la mia voce poi senza la musica del gioco, sinceramente non mi piace. Non so se mi avete capito. Comunque, adesso seguiamo sta puttanella.
Il nostro obiettivo è seguirla fino a casa e poi trombarcela in poche parole, è la verità, perché sta aspettando un feticista, perché probabilmente lo è anche lei, e noi faremo finta di essere il feticista con cui doveva incontrarsi e si innamorerà di noi. Cioè, è una cosa molto strana, detta così. Sembro anche uno stupido mentre lo dico, però purtroppo nel gioco succede questo. Non ha un vero senso. Facendo così, se ce la faremo come fidanzata e conquisteremo il suo cuore a colpi di cazzo, ci darà la scheda che ci servirà per il casino. Quindi, ragazzi, ho l'assoluta consapevolezza di aver dato una spiegazione di merda, però sinceramente nel gioco stesso, cioè, l'unica cosa che succede è noi che seguiamo questa puttana, prendiamo un vestito sadomaso, lo mettiamo, uccidiamo il feticista che avrebbe dovuto incontrare questa zoccola e ce la trombiamo e a quel punto sarà la nostra fidanzata. Lo so, è molto strano, però purtroppo succede questo e io non so come spiegarlo meglio. Adesso lei è qui e dobbiamo seguirla all'interno del sexy shop. E avremo un CJ sadomaso grasso. Bene. Hi, I'm Siamo sure you'll all'interno squeeze del in just negozio. fine. Let's have a look. La Where buttanella ha is comprato il it? vestito. Ok. Non me ne frega un cazzo di Gucci. Prendiamo il vestito sadomaso. Eccolo qua. È fantastico, ragazzi. Sembra uno dei personaggi di Liberty City Stories, non mi ricordo come si chiama. La bandana poi è anti-sgamo, eh. Comunque. Volevo dirvi che. Oddio, questa non me l'avevo mai notata, la motosega che invece ha un cazzo di dildo enorme. Vabbè, comunque. Le cassette di Vice City, vabbè, un sacco di cose. E un'altra cosa importante qui, che succede? Se fate attenzione, poco fa si è sentito pure, ogni tanto all'interno di questo locale, di questo sexy shop, sente la gente che pirita. E ogni tanto che fai i piedini, e ogni tanto si sente qualche actor, qualche Yeah, fat fools pound that pedone che bitch. fa who fart. Scusate la mia ignoranza se ho sbagliato, non lo so a pronunciarlo, ma mi pare proprio significa chi ha scorreggiato. Cioè, stando qui dentro, sentirete delle persone che faranno le puzzette, e qualcuno gli dirà o che puzza. Oppure chi ha scorreggiato. Comunque questa è una minchiata, giusto per perdere tempo. Adesso seguiamo lei, la croupier. Ah, e avevo dimenticato che questa puttanella lavora. Che poi è la cosa più importante. Lavora al casinò del Caligula, che è il casinò della mafia. Perciò, per questo noi dobbiamo conquistarla, per così dire. E ci darà poi il tesserino elettronico che utilizza lei per entrare al casinò. Oddio, sta avvicinando troppo. L'unico modo per perdere la missione è chiaramente avvicinarsi troppo a lei e se ci avviciniamo troppo si accorgerà di noi e la missione sarà fallita. Oh mio Dio, un bug ragazzi, un bug. Un bug enorme. Non mi era mai successo, praticamente. Che cosa è successo? Questa puttanella qui è andata a prendere la croupier dalla macchina stessa. E così facendo, lei è uscita dalla macchina e praticamente ora non devo più seguire la macchina rosa. È la prima volta che mi succede un bug del genere, eh. E mi ha sbloccato direttamente l'ingresso. Non so se è una botta di culo o che. Però non avevo mai visto questo bug, eh. Vabbè, meglio per me. Perfetto, siamo a casa. E magicamente l'auto è qui. Questo è un grande bug, eh. Oh mio Dio, è un grande, grandissimo bug. Cioè, comunque, adesso dovremmo ammazzare lui, che è il feticista. Ammazziamolo con un po' di stile. Prendiamo il dildo giusto per. Entriamo dentro. The door's open, master. E magicamente lei è dentro. Come on in. I'm ready for you. Certo, un Even a grassone naughty girl. vestito così con un Oh, coltello I non è know. proprio I affidabile. know. Bene, ragazzi, io
saltato la parte in cui si trombava la puttanella, perché tanto non si vede niente, sente solo la visu si vede solo la visuale che balla e le grida, quindi non me ne frega un cazzo. Adesso potremo uscire con Millie e conquistare quindi il suo cuore, oltre alla sua patata, e farci dare la scheda che ci serve. Io non farò così perché mi scasso il cazzo. Infatti, appena ci uscirò e lei sarà disponibile, l'ammazzerò e mi andrò a prendere la scheda. Perché, sinceramente, a perdere tempo e andare a fare gli appuntamenti con Millie, a me non me ne frega proprio un cazzo. Quindi, l'unica cosa che invece importa a CJ e a me è il cibo. E guarda caso, qui non solo c'è il pizza stack, ma c'è anche il Clucking Bell. Quindi, ora è mangiare time. Ah, il nostro CJ ha rovesciato tutto quello che ha mangiato. Però, poverino, ne vuole ancora! Dammi subito tutto! Dammi la pizza! Datemi la pizza! Datemela! Vi uccido tutti! Vi uccido tutti! Datemi tutta la pizza! Voglio mangiare lo stesso! Perché anche se rovescio non posso mangiare? Devo mangiare! Va bene. L'unica nota positiva è che ho recuperato quasi tutti i soldi. Voglio mangiare anche queste di pizze. Datemi le pizze. Va bene, basta cazzeggiare, ragazzi. Se no sembro uno stupido. Andiamo a fare la prossima missione. Prima di andare a fare la prossima missione, ho deciso di perdere un pochino di tempo comprando delle case che erano rimaste qui alla sventura da comprare. Sono sceso un po' perché avevo 105.000 dollari e ora ne ho quanti? 69.000, però visto che le devo fare, le devo comprare prima o poi. Tanto vale farlo ora. Quello sbirro intanto se ne frega altamente di me proprio. Vabbè, non importa. Volevo vedere un attimo nella mappa se ne mancavano altre. Sì, ne manca una, quindi a questo punto andrei a comprare anche questa. Eh sì, ragazzi, lo so, avete ragione. Ogni volta dico che faccio una missione e poi faccio qualcos'altro. Il punto è che in GTA San Andreas ci sono così tante cose da fare che poi mi ricordo che devo farle al 100% e non posso lasciare tutto indietro. Quindi devo fare anche qualche missione secondaria. E ho deciso di incominciare a fare qualche gara qui a Las Venturas. Anzi, visto che ce ne sono 4 e non sono molte, le faccio tutte e mi caccio il pensiero. Incominciamo con Dumb Rider. Non dovrebbe essere affatto difficile come gara. Porca Madonna! Non devo mai parlare a sé e dire che sono troppo difficili. Porco il Cristo, porco il Cristo, porco il Cristo. Devo fare più attenzione. E soprattutto non devo lasciare questa cazzo di radio aperta, perché sennò i copyright di YouTube rompono i coglioni. Allora, stavolta cerchiamo di fare il ponticello in maniera più garbata, Dio cane. Facciamola in maniera più garbata, per favore. Lo so che sei grasso, CJ, ma le curve prendile per bene. Ok, sono in vantaggio. Sono primo. E non vedo ombra di altri gareggianti. Quindi dovrei essere a buon punto. Mi pare che la gara finisce nella zona della diga. Ok, non era nella zona della diga, era. Ah, ok, sì, lo era, lo era. Ok. Ho detto 50.000 volte, ok. Oddio, oddio, cazzo fai, CJ? Ultimamente sto diventando sempre più pazzo, comunque. Allora, facciamo l'altra missione, Desert Tricks. Speriamo di non sbagliare di nuovo con la moto, perché sennò mi impazzo. Cazzo, come cazzo si piega quello? Andiamo avanti, togliamo dentro la musica. Altrimenti YouTube scassa le palle. Ultimamente sto diventando un disco rotto con questo YouTube scassa le palle, però potrei anche disattivare l'audio, come ben sapete. Il
punto è che mi piace sentire l'audio delle canzoni di GTA 6 perché sono fantastiche. Per chi non lo sapesse, io amo il rock e KDST c'è solo rock, quindi io adoro quella stazione radio. Ci siamo? Ci siamo. Bene. 83.000 dollari, stiamo risalendo la china di nuovo di 100.000. Sì, ci siamo. La prossima, dai, la prossima mi pare che è con un'auto. LV Las Venturas Ring Road. Me la ricordo questa gara. È tutta sull'autostrada, quindi non ci sono parti difficili con curve. Cazzo, ste auto però rompono i coglioni. Eddio cane, però. Vabbè, parto un po' in svantaggio. Un bel po' in svantaggio. Spero di recuperare. Sì, vabbè. Col cazzo. Posso ricominciarla, dai. E vaffanculo, sto traffico della Madonna. Mannia la Madonnina. Dai, scassate i coglioni. Voglio dire, ce la faccio lo stesso anche così. E CJ Grasso vince. CJ Grasso è primo. No, non è primo, è secondo, è vero. Ce n'è un altro, ce n'è un altro avanti. Dovrei farcela, vai, vai, vai più veloce, CJ. Premi quel pedale col tuo piede, ciccione. Ora il problema è non sbattere perché ho già il motore completamente distrutto. Non sbattere. Oddio ragazzi, mi sono appena ribaltato, sono vivo per miracolo. E ho ancora quel figlio di puttana alle calcagne, quindi devo fare attenzione, molta attenzione. Vai, corri CJ, corri CJ, corri CJ, vai. Oddio, ce l'ho fatta. L'ho vinta, ragazzi. Ora la posso anche distruggere. Sì, però senza morire dentro, eh. Siamo all'ultima che so anche che è la più difficile. Questa è la più difficile di Las Venturas. Perché si inizia addirittura a San Fierro. È molto lunga come gara. Quindi qui devo fare parecchia attenzione per vincerla. Dio, non mi venite addosso, Cristo. Bene, guai in vista. Il motore incominciò ad andare un po' a fumo. Quindi vuol dire che non posso permettermi di sbattere troppo violentemente. Non sbattere, ecco perfetto. Non sbattere troppo violentemente, sbatto subito dopo. Certo, dipende anche dal traffico di San Andreas, che è sempre impazzito. Ho auto dietro? No, non si vede proprio nessuno all'orizzonte. Diciamo all'alba, visto che sono le 6 nel gioco. Ok, ho finito anche la quarta gara, ragazzi. Altri 10.000 dollari. Siamo di nuovo tornati sopra i 100.000, finalmente. Perfetto ragazzi, questo video è finito, credo che sia stato anche troppo lungo sinceramente. Se non vi è piaciuto e mi odiate mettete un mi piace, se vi è piaciuto mettete invece un mi piace, iscrivetevi e continuate a seguirmi. Alla prossima ragazzi.